Un viaggio nel mondo della musica e nella sua vita, il memorial in ricordo del soprano Raffaella Torzoni, prematuramente scomparsa la scorsa estate, è stato proprio questo. Artisti di fama internazionale si sono esibiti lo scorso 16 dicembre in un teatro Petrarca gremito di pubblico, accompagnati dall'Orchestra Instabile di Arezzo e dall'Orchestra Plettro di Arezzo. Per la lirica, il baritono Mario Cassi, il tenore Giorgio Misseri, il mezzosoprano Sonia Ganassi e la soprano Gaia Matteini, ma il memorial ha spaziato in tutti i generi musicali, barocco, moderno, classico e lirico. Presenti le massime autorità, dal prefetto Maddalena De Luca al vescovo Andrea Migliavacca, ad Elisabetta Belloni, dirigente dei servizi segreti italiani, e tutte le autorità civili e militari del territorio, ma anche tanti amici e compaesani di Cigiano, la frazione del comune di Civitella in Val di Chiana, dove Raffaella risiedeva con il marito Francesco e i figli Andrea e Saverio. Particolarmente struggente il ricordo in apertura della serata da parte del professor Claudio Santori. Raffaella era già un talento sui banchi di scuola. E questo suo ricordo, forse non a caso coincidente con il Natale, che piega il mondo sulla capannuccia, ci illumina tutti e ci rende migliori. Ricordo preceduto proprio da un video del soprano la cui voce ha accompagnato tutta la serata come un filo rosso. Un livello artistico altissimo che ha incantato gli spettatori, tra gli omaggi anche quello di Eleonora Betti, prima allieva di Raffaella, oggi affermata cantautrice. Certi giorni da cui poi non so più uscire, a cui non so mai. Alla serata ha contribuito anche AISE, Raffaella era anche un sommelier, la Croce Rossa, l'Associazione Musica Antiqua e l'Associazione Amici dei Monumenti. Tutto l'incasso, oltre 15.000 euro, grazie alle donazioni raccolte durante la serata e a quelle successive, è stato devoluto al servizio Scudo del Calcit, cure domiciliari ai malati oncologici. E un applauso finale lo vorrei fare, oltre che chiedere un bis, se possibile, a tutte le professionalità dello Scudo che ci hanno accompagnato negli ultimi mesi. Grazie a tutti. Il concerto andrà in onda integralmente la sera della vigilia di Natale su Arezzo TV, canale 81, e in streaming sul sito www.arezzotv.it.